Stefano prima diceva che i vecchietti, i tre dietro sono vecchietti, ma hanno un bel frangiflutti appunto sul discorso centrocampo. Beh, mi rifaccio ai nostri tempi, Stefano. C'eri te che correvi per quattro. Dietro non è che eravamo dei fulmini di guerra anche allora, no, Perché i nostri tre dietro non erano sicuramente delle schioppettate. Per cui. Però da una parte c'eri te, poi c'era Ruotolo, poi c'era il buon Vincenzo. Ecco, il buon Vincenzo era uno di quelli che era sveglio e capace da un punto di vista tattico e soprattutto intelligente come ragazzo. Quella squadra lì oggi, lo dico sinceramente, in questo campionato se lo gioca anche No, questo, eh? oggi vinceremo lo scudetto. No, ma io Assolutamente. sono sicuro ce lo giochiamo fino in Capisci. fondo, perché è una squadra così, oggi con quella qualità lì, e quelle attaccanti forti, centrocampisti forti, difesa imperniata su un modulo che è quello di adesso, parliamoci chiaro, 3-5-2 era quello il modulo.